un posto a sedere. Faccio un secondo richiamo per iniziare la nostra conferenza stampa. Come sapete, ci sono a disposizione solo 60 minuti, quindi 5 minuti a testa. Vi ricordo che questa conferenza stampa ha un titolo importante: L'Osservatorio Ictus Italia chiama all'azione. Come vedrete, le relazioni sono tutte improntate alla stessa tematica, a riproporla secondo diverse ottiche, ma tutte hanno come obiettivo quello di fare da supporto al manifesto sociale sull'ictus cerebrale che oggi presentiamo. Questa iniziativa è organizzata dall'Osservatorio Ictus Italia che, come voi sapete, nasce per iniziativa di Alice Italia, ISO, ESO, Istituto Superiore di Sanità, SIMGE, Federaipa e Ars Umbria, oltre naturalmente alla presenza più importante per noi e più rilevante per la nostra missione, che è quella del gruppo interparlamentare. Questa conferenza stampa comincia con questa mia brevissima introduzione, che do già per esaurita, dando subito la parola all'onorevole Rossana Boldi, che ci sta accompagnando in questo nostro percorso e che sarà, a capo anche del gruppo interparlamentare. Prego, onorevole. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti alla sala stampa della Camera dei Deputati. Oggi è una giornata veramente importante, parliamo di ictus e viene presentata quella che è una vera e propria chiamata all'azione da parte delle società che rappresentano i pazienti, da parte delle società scientifiche e anche da parte delle istituzioni. Parliamo di ictus, che è la terza causa di morte in Italia, 120.000 casi ogni anno e di questi purtroppo un terzo arriva all'exitus, ma per gli altri la sorte non è sicuramente migliore sotto certi aspetti, perché questi pazienti portano poi dietro di sé, dopo l'evento acuto, disabilità sia psichiche che motorie e gravi problemi. Sono colpiti, è vero, per la maggior parte pazienti ultra 65 anni, questo spiega un po' anche l'aumento di questa patologia, perché la nostra popolazione è una popolazione che ha un'aspettativa di vita molto maggiore, però un'aspettativa di vita maggiore, ma piena di acciacchi e piena di problemi. Io credo che quello che viene presentato oggi sia un manifesto molto importante, perché parla di diritti di queste persone, parla di possibilità di cure in modo più equo, perché sappiamo che purtroppo la distribuzione delle stroke unit non è la stessa in tutto il territorio italiano. L'80% di queste strutture sono localizzate tra nord e centro Italia e questo rappresenta indubbiamente un problema. Parla della necessità di fare di più e comunicare di più per quello che riguarda la prevenzione, gli stili di vita e anche di come bisogna fare, di che cosa si può fare per rendere più disponibili a questi pazienti sia le nuove terapie farmacologiche che i nuovi device, che mettere in condizione le loro famiglie, perché poi è sulle famiglie che pesa soprattutto l'assistenza di questi pazienti,
dicevo, mettere in condizione le loro famiglie di essere aiutate a seguire questi pazienti. Sappiamo che ci sono regioni dove sono stati fatti dei piani diagnostico-terapeutici assistiti validi, sappiamo che ci sono regioni che sono ancora molto indietro, sappiamo poi che le figure tipiche, parliamo di caregiver familiari o caregiver istituzionali, non sempre sono seguite e hanno quello che si meriterebbero di avere. Per cui, ripeto, una chiamata all'azione che il gruppo interparlamentare avrà la responsabilità di trasformare in un provvedimento legislativo, perché è molto bello parlare di questi problemi, ma non siamo qui perché, cioè non è un ufficio studi il Parlamento studia i problemi ma poi deve cercare di dare delle soluzioni, quindi l'impegno da parte nostra è quella di dare delle soluzioni cercando di coinvolgere naturalmente anche le regioni che sono quelle che più di tutte devono poi dare attuazione pratica, naturalmente il Ministero, che non può rimanere al di fuori di tutta questa elaborazione, e io credo che tutti insieme, come ho detto, associazioni di pazienti, società scientifiche e la politica, intesa come la politica che deve legiferare per questo, io credo che sicuramente riusciremo ad arrivare ai risultati sperati. Grazie, io mi scuso, ma purtroppo oggi si vota e quindi devo lasciarvi. Mi spiace perché sarebbe sicuramente stato interessantissimo sentire tutti gli interventi, ma sono certa che mi darete gli abstract e mi aiuterete poi nella trasformazione legislativa di quello che oggi viene detto. Grazie a tutti. Grazie a lei. A questo punto avrebbe dovuto esserci la relazione sull'osservatorio Ictus Italia, obiettivi e attività, svolta da parte della dottoressa Nicoletta Reale, che purtroppo è rimasta vittima del forte vento che imperversa su Genova e quindi il suo aereo non è potuto partire. Di questo ci scusiamo, ma credo che la logica del suo intervento sarà ripresa da diversi altri relatori e che quindi non sia necessario che sia sostituita direttamente da qualcuno. A questo punto io credo che possiamo dare la parola. I welcome Dr. Thomas Fisher, that is the head of the global team of Angels. Welcome to our press conference, e ci parlerà sulla storia di Fabiana, presentazione di un video che vedrete in diretta. Buongiorno a tutti. Sono molto felice di essere qui a Roma. That is the last sentence I can speak in Italian. I'm sorry. I love the Italian language, but I'm not able to speak it. I'm only a German, and I have to talk in English to you. My name is Thomas Fisher. I'm the head of the Angels Initiative. The Angels Initiative is a healthcare initiative founded by Boehringer Ingelheim. Sorry. Now I have the right file. The Angels Initiative is a non-promotional healthcare initiative by Boehringer Ingelheim to help stroke societies, to help healthcare professionals to implement the guidelines. Sometimes it's really strange. We, as a society, as a community of doctors, and also the pharma industry, spends a lot of money to establish evidence. And then a lot of efforts are done to set up the guidelines.
But then nobody, you have something, the feeling nobody is caring to implement the guidelines. And our mission is to help all the doctors around the world, all the stroke societies, to implement the guidelines, to do what is known and to do the right thing. And looking at stroke, stroke is not a rare disease. One of four of us, one of four, will have a stroke in our lifetime. One of four. It's really very often. And it's really very much depending, the outcome is very much depending where are you treated. If you are treated in a stroke-ready hospital or a hospital who is not prepared at all. At the moment, in a lot of regions in the world, but also in Europe, it's just like a lottery that you are treated in the right hospital. And this we want to change, and this we want to improve, because every patient has the same right to have the same likelihood to be treated in the right hospital. How we do this? We want to tackle two problems. First of all, we have not enough stroke-ready hospitals across the countries. It's very different from region to region, and also in Italy you find regions where patients have no chance to reach the stroke-ready hospital within 45 minutes, and time is crucial in the first phase of the stroke. So we want to have enough stroke units to have a coverage across the country. In this map you see Romania 2 years ago, 13 stroke units, now working together with the Romanian Stroke Society, with the Ministry of Health, we achieved that 43 stroke units will be built up. At the moment, we are 34. But not only the number of stroke units is important, also the quality of the treatment in stroke-ready hospitals is important. And they are also very much important to have the speed, to have the right pathways to treat the patients as fast as possible with the right treatment. To make it simple, our mission is to have more and better stroke-ready hospitals. Of course, nobody can do it alone. And so we are really happy and privileged to work with the best and biggest stroke societies across the world. With the European Stroke Organization, ESO, and here is the past president sitting here in front of you, Professor Valeria Caso. We work together with the World Stroke Organization, with 50 national stroke organizations, with patient organizations, and we are really happy to hear to have a really wonderful collaboration with the ISO. The president is also sitting here, Professor Daniele Toni, and with Alice, the patient organization, because it's important that we work together. Around the world, we have 140 angels consultants, dedicated angels consultants who only work for the Angels Initiative to help the hospitals to clean their pathways, to improve their pathways, and to help societies and countries to build up new stroke-ready hospitals. Here we have two angels consultants sitting in the first row for Italy. We try to help them, and I think we are successful. We help them with four platforms. First of all is standardization of therapy. We provide every tool you can imagine to standardize the way to treat the patients, with checklists, with stroke bags, so that the patient can be treated directly at the CT, because this is the fastest way. We established a training platform, education platform in 13 different languages, of course, including Italian, to provide the training for CT imaging, for emergency services, for nurses, to have the best quality that you can achieve. Very important is also to assess the quality. This is sometimes very hard. We all are looking for so-called key performance indicator, but as soon as they come back to us, we don't like it. But how can you improve if you don't know what you are doing? You need really exact what you are doing, then you can improve. Together with the ESO, we established the RESCUE registry, which is mirrored also by SITS-QR. Very simple registry with 24 parameters.
and to have, let's say, a carrot for hospitals to get acknowledgement, we distract 7 KPIs from these 24 parameters, and hospitals can get an award, gold, diamond, or platinum award to acknowledge the level of achievements. The fourth platform, but not the least, is to build a community. So it's really important, sometimes forgotten in the medical world, that we all are a community to help the patients to get back their life they had before. And this creates motivation. You can share success stories. You can also share failures, that you don't do the same failure as in a hospital before. Our European team of Angels Consultants are 25 people, and you will be pleased that we have over-representation of Italian Angels Consultants. The head, the director of our project team is Massimo Alberini. The head of the Western European region is Lorenza. I always have to look for the second name, Spagnolia. Spagnolo. We always say the first name. With 3 Angels Consultants. So you have 3 Angels Consultants in the country with a country head to help to improve the situation in your country. One slide, what we achieved in a nutshell. We have more than 3,600 hospitals participating and registered on our webpage in the Angels Initiative across the world, from Chile to Indonesia, with nearly 30,000 doctors and nurses registered on this webpage to participate in the training. We have more than 140 patients now registered in the rescue. This shows that more than 1,000 hospitals are really implementing quality assessment. And with this, we were able to give more than 700 hospitals an award, an ESO or WSO Angels Award, more than 130 diamond. And I hope this number of Italian hospitals will increase. We only have around about 11 up to 15. So I think it's something where we have to work together, because quality assessment is important, and also this is a topic I think we have to tackle. We were able to have more than 300 new hospitals who are stroke ready now that never treated a patient before. Also, one of the topics, there are some regions in Italy, and I know tomorrow there's a steering committee talking where new hospitals have to be found and trained that they are stroke ready, so that every patient in this region has the same likelihood to be treated in high quality. In a subset of 800 hospitals, we were able to show that the time to treatment decision was decreased by 30%, one-third, which is really significant and important for the outcome. And more than 50% more patients got a recanalization therapy. You heard, I guess, a lot about thrombectomy, which is now the new gold standard, but also thrombolysis is still there. So it's really important to recanalize the clotted artery. We also are happy we got quite a lot of awards. In the meantime, the last one in November, that the Angels Initiative is a best European educational and supporting initiative across Europe. We are very happy to get this, but to be honest, you know, it's just an award. More important is to have these telephone calls, to have these emails and WhatsApp messages about a patient that has been treated, maybe in a hospital, never treated before, and this patient has back his life. He has maybe the same status of health, NIHS S0, we call it, and he can continue with his life as before, and not is disabled for the rest of his life. Because this is really emotional, and we need to be also brave enough to see the emotions behind stroke. And I'm really happy now to announce a wonderful video that has been created by Professor Valeria Caso to show you
the situation of patients who were not lucky enough to be treated in the right hospital or even not be transported to the right hospital. Thank you very much. Io ero entrata nel pronto soccorso alle 9:30, poi sono andata a Roma all'1. Sentiamo un po' come stava il mio cervello. Io sono tornata a casa 4 mesi dopo. Io non parlavo, io non dialogavo, io non sono riuscita a parlare per 2 anni. Un minuto è una cellula che muore. Possiamo stimare in 1 anno più di 10.000 pazienti colpiti da ictus non hanno accesso ad una struttura dedicata. Tutti i pazienti, dovunque si trovino a vivere o lavorare, hanno il diritto di accedere in una struttura dedicata. Quante Fabiane non potranno essere trattate e avranno dei danni cerebrali permanenti? Il rapporto sull'ictus, presentato in Parlamento nel 2018, mostra una copertura globale del fabbisogno di unità neurovascolari del 75,3% per i nostri cittadini. Per cambiare drasticamente questa situazione, dobbiamo incrementare le unità neurovascolari a un totale di circa 310 in tutto il territorio nazionale, specialmente nel Sud Italia, dove si osserva una maggiore carenza. Devono essere accelerati i percorsi ictus, dalla chiamata della persona ai servizi di emergenza all'accesso in PS dovrebbe essere attivato un percorso ictus adatto alla realtà territoriale dove avviene l'evento. L'Osservatorio Ictus Italia, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ictus, ha promosso e rilanciato gli obiettivi dell'Action Plan for Stroke in Europe 2018-30, importante documento promosso dall'ESO, l'European Stroke Organization, e dal SAFE, Stroke Alliance for Europe, un'organizzazione che riunisce tutte le associazioni di pazienti con ictus in Europa. Uno degli obiettivi più importanti, trattare il 90% delle persone colpite da ictus in Europa all'interno delle stroke unit, come primo livello di cura. A tale proposito, una delle iniziative è il progetto ANGELS, lanciato nel 2016 e fortemente sostenuto a livello nazionale dall'Italian Stroke Organization e da ALICE Italia Onlus. ANGELS propone un'ottimizzazione nella gestione dei pazienti con ictus ischemico acuto attraverso un incremento delle strutture idonee, ma anche puntando al miglioramento delle qualità delle cure nelle strutture già esistenti. L'intento è quello di creare una rete di eccellenza costituita da 1.500 ospedali in tutta Europa in grado di garantire gli interventi veloci ed efficaci nell'ambito della cura dell'ictus ischemico mediante standardizzazione del processo. Sono stati premiati alcuni centri italiani di eccellenza. È stato possibile ridurre il tempo dall'ingresso in ospedale all'inizio della terapia di rivascolarizzazione, Dirty Needle Time, migliorando la collaborazione tra il personale medico-infermieristico. È aumentata la consapevolezza dei cittadini sul concetto che l'ictus è un'emergenza.
si è osservata una riduzione del 31% del tempo di insorgenza dell'ictus e l'inizio di trattamento e un incremento del 12% del tasso di ricanalizzazione. Angels ha creato una mappa che mostra tutte le unità neurovascolari italiane, consentendo di identificare quella più vicina. Molto è stato fatto, ma c'è ancora molto su cui lavorare. L'ictus è una patologia in costante crescita a causa dell'invecchiamento della popolazione, pur colpendo anche soggetti giovani. Si stima che un soggetto su quattro è a rischio di ictus. Vogliamo che il nostro sistema sanitario sia un leader a livello internazionale nella gestione dell'ictus. Con l'aiuto di tutti possiamo dare una seconda occasione ai nostri pazienti. Vogliamo essere sicuri che ogni Fabiana possa essere ammessa in una struttura dedicata per ricevere tutte le cure adeguate per l'ictus. Grazie per questo bellissimo video, but also I want to thank Dr. Fischer for his efforts to improve not only the quality of stroke treatment, but also to improve the time window. Thank you very much. Passiamo adesso al prossimo intervento che sarà tenuto dal professor Danilo Toni, ci parlerà dei dati che sono stati recentemente raccolti sulla presa in carico dei pazienti con ictus in Italia. Prego Danilo. Sì, grazie Antonio, buon pomeriggio a tutti, giusto il tempo di aprire le diapositive che sono qui e io vi parlo naturalmente della presa in carico per quanto concerne le terapie diciamo più avanzate, le terapie di rivascolarizzazione farmacologico meccanica, non della presa in carico generale nelle unità neurovascolari, che in realtà è il problema dei problemi, nel senso che il ricovero in unità neurovascolare o stroke unit è la terapia dell'ictus. Poi alcuni pazienti, fra quelli ricoverati nelle unità neurovascolari, possono fare i trattamenti di rivascolarizzazione. Il problema fondamentale è quello che accennava anche nel video la professoressa Caso, e cioè che il numero di queste unità non è sufficiente per poter accogliere tutti quanti i pazienti con ictus in Italia. Questo è il primo elemento di disparità e di diseguaglianza e il primo mancato rispetto dell'articolo 32 della Costituzione. In più poi ci si mette anche il fatto che oltre a non poter essere ricoverati in unità neurovascolari, questi pazienti, laddove non vanno in unità neurovascolari, non possono neanche accedere, quando sarebbero candidati, ai trattamenti di rivascolarizzazione. E quindi c'è una duplice condizione di discriminazione e di mancato rispetto del diritto costituzionale. Quindi, appunto, c'è bisogno sicuramente di fare, c'è bisogno di cambiare. Intendiamoci, le cose sicuramente nel tempo sono cambiate, le cose sono in movimento, non è che siamo stati fermi in questi anni, abbiamo fatto naturalmente tutto quello che era in nostro potere come operatori, come medici, come tecnici per cercare di convincere in qualche modo le istituzioni ad implementare unità ictus, ma vi dico chiaramente che finché non sono uscite le terapie di rivascolarizzazione, prima la trombolisi e poi la trombectomia meccanica, francamente di unità ictus non se ne parlava, perché i decisori politici non erano sufficientemente convinti dal fatto che l'unità ictus fosse essa stessa una terapia, benché, signori, sapete, ci sono stati almeno una ventina di trial clinici, trial, proprio sperimentazioni in cui i pazienti collocati con ictus, collocati in maniera casuale, randomizzata, in una unità specialistica versus un reparto, diciamo, classico, hanno dimostrato tutti quanti insieme che il ricovero nell'unità ictus era la terapia dell'ictus, ma questo non è stato sufficiente. Soltanto l'avvento delle terapie prima farmacologiche e poi meccanica ha consentito, e in pratica abbiamo cominciato soltanto dal 2003 a creare le unità neurovascolari, per arrivare a dove siamo arrivati oggi. Dove siamo arrivati? Io adesso vi faccio vedere un pochino di numeri che non è che si vedranno benissimo su questi visori così piccolini, però insomma, ecco,
magari cerco di commentarveli e quindi insieme riusciamo, prima di tutto metto gli occhiali perché altrimenti non vedo niente neanch'io, riusciamo a capire fondamentalmente di che si tratta. Allora, in questa diapositiva voi vedete la popolazione delle diverse regioni italiane. La seconda colonna, centri TIV, significa numero di centri che fanno la trombolisi intravenosa. TIV sta per trombolisi intravenosa in quelle regioni, d'accordo? E invece la colonna TEV, trattamenti endovascolari. Se immaginiamo, e questa è una media che possiamo fare dal DM 70-2015, che stabilisce praticamente che un centro di primo livello, che quindi possa fare almeno la trombolisi intravenosa, ce ne dovrebbe essere in Italia uno, in media uno ogni 200.000 abitanti. Questo significa che se rapportiamo il numero di centri alla popolazione delle singole regioni, noi abbiamo questa classifica in termini di numero di centri rispetto al richiesto, che vede quello che si accennava prima, che vede chiaramente le regioni del nord e gran parte di quelle del centro Italia in condizione da ottimale a decisamente soddisfacente, per poi invece avere una sorta praticamente di salto improvviso di linea Maginot, praticamente al di sotto del 60%, dove vediamo buona parte delle regioni del sud, anche se in realtà c'è anche il Friuli Venezia Giulia, ma questa è un'altra faccenda. Quindi c'è una differenza nella disponibilità di questi centri, per cui attualmente ne abbiamo 220 rispetto ai 300 che dovremmo avere. Ricordo fra l'altro che è proprio grazie ad Angels che negli ultimi 3 anni abbiamo aumentato il numero di una trentina di altri centri, quindi sicuramente è stata un'azione efficace quella di questa iniziativa. Quindi attualmente stiamo ad una copertura di circa il 73%. In termini di centri per i trattamenti endovascolari, laddove sempre secondo il DM70 dovremmo averne in media uno ogni milione, questa è la distribuzione nelle diverse regioni, per un totale che apparentemente numericamente dovrebbe soddisfare il fabbisogno nazionale. Peccato però che se poi andiamo a vedere come al solito nelle pieghe di questo quadro d'insieme la situazione regione per regione, noi vediamo che in Campania abbiamo soltanto un terzo dei centri che dovremmo avere, che in Molise non ce ne abbiamo neanche uno, che in Basilicata non ce n'abbiamo neanche uno, per esempio nelle Marche ne abbiamo i 2/3 di quelli che vorremmo, anzi che dovremmo avere. Quindi numericamente sembrano tanti, ma c'è una distribuzione ancora una volta diseguale sul territorio nazionale. Bene, poi da tanti anni abbiamo cercato di darci anche fondamentalmente come gruppo di lavoro nazionale, di darci fondamentalmente degli obiettivi. Ci siamo detti, ma accidenti, ma quanti pazienti dovrebbero ogni anno essere sottoposti a trombolisi intravenosa? Quanti pazienti dovrebbero essere sottoposti a trattamento meccanico? Non è facile, sapete, calcolarlo questo numero. Quindi abbiamo fatto una sorta di simulazione, che è la seguente, che vi faccio vedere ora. Noi sappiamo per certo che ogni anno in Italia vengono ricoverati, dimessi dagli ospedali italiani, circa 100.000 cittadini con diagnosi di ictus. Di questi circa praticamente l'80% sono nuovi ictus, circa un 20% sono recidive. Di questi, e questo è un dato della mia regione, Regione Lazio, circa il 60% arriva entro le 4 ore e mezza, che è la finestra terapeutica standard per la trombolisi intravenosa. Di questi, secondo quello che è riportato nel foglietto dell'Actilisa, il farmaco che utilizziamo per la trombolisi, circa il 25% sarebbe trattabile. Tutta questa serie di filtri ci porta praticamente ad un numero totale di pazienti che dovrebbero ogni anno essere trombolizzati di circa 14.000, e quelli che dovrebbero essere trattati per via meccanica sono circa la metà, quindi 14.000 trombolisi, 7.000 trombectomie. Questo è il quadro d'azione che noi ci siamo dati praticamente da 7-8 anni a questa parte, ma vi anticipo sin da ora che le cose cambiano, che sono cambiate in maniera drastica, e vi dirò in che senso e perché. Bene, se questi erano i pazienti che noi dovevamo trattare, quanti pazienti abbiamo trattato? Questa è la fotografia del 2018. Io ogni anno al Congresso Nazionale dell'Italian Stroke Organization faccio questa presentazione e quindi do ai miei colleghi in giro per l'Italia che partecipano al congresso la fotografia di ciò che è stato fatto nelle loro regioni l'anno precedente. Bene. Allora, questa è la popolazione delle diverse regioni, questo è il numero dei centri per la trombolisi intravenosa, questo è il rapporto di percentuale che abbiamo visto prima.
Facendo una semplice proporzioncina da scuola elementare, 14.400 pazienti trattabili sta a 60 milioni di abitanti, come X sta al numero di abitanti delle diverse regioni, vengono fuori praticamente questi denominatori, va bene? Questi invece sono i numeratori, cioè sono i pazienti che sono stati realmente trattati nelle diverse regioni nel 2018. Vedete che secondo questa stima, è una stima, nelle regioni ancora una volta del nord in gran parte, ma c'è anche l'Abruzzo molto ben collocato, nel 2018 avremmo trattato, sarebbero stati trattati più del 100% dei pazienti prevedibili. Le regioni sono Liguria, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Trentino, Abruzzo, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Piemonte. Quindi vedete che a parte, diciamo, l'Abruzzo che teoricamente dovrebbe essere una regione che è uscita da poco dal piano di rientro, tutte le altre sono regioni, tra virgolette, del mondo più o meno virtuoso del nostro paese, e viceversa poi naturalmente dal Piemonte in giù scendiamo, Sardegna comunque ancora ben collocata, Lombardia, Lazio 76-75% e poi Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata, scendiamo sempre di più. Questo vale anche per i trattamenti endovascolari, è questa la fotografia, questi sono i centri, questi sono i numeri di trattamenti che sono stati fatti, di trombolisi seguiti da trattamento meccanico o di trattamento meccanico primario, perché le due tecniche possono essere usate in maniera combinata oppure utilizzare soltanto la meccanica. Questi sono i denominatori calcolati da 7.000 sta a 60 milioni come X, eccetera, eccetera, e questi sono i numeratori, i pazienti realmente trattati. Di nuovo vediamo Alto Adige, Emilia Romagna, Liguria, Valle d'Aosta, Toscana, Lombardia, Sardegna, Lazio, diciamo che gran parte delle regioni del centro-nord, e poi i numeri scendono fino a scendere anche in maniera piuttosto vorticosa, per un totale di circa il 60% dei pazienti che avremmo dovuto trattare. Ma come vi ho detto prima, le cose cambiano. Le cose cambiano perché le linee guida, quello che ci diceva prima Thomas Fischer, le linee guida cambiano. A gennaio verranno pubblicate le nuove linee guida di ISO, dell'Italia Stroke Organization, ISO Spread, nelle quali la finestra terapeutica per la trombolisi intravenosa avanza fino a 9 ore, la finestra terapeutica per i trattamenti meccanici avanza fino a 24 ore. Questo significa che il numero dei pazienti che noi dovremmo trattare crescerà, e abbiamo calcolato, non vi ho portato la stima, ma ve la dico, abbiamo calcolato che crescerà a 20.000 trombolisi intravenose a 10.000 trattamenti meccanici, cioè rispetto ad ora, praticamente, e ho finito, cresceremo di quasi il 50%. Questo significa che avremo un 50% di cittadini in più ai quali riconoscere il diritto al trattamento, alla terapia più giusta, e quindi questo richiede una omogeneizzazione della condizione in tutto il paese, per appunto assicurare da Aosta a Ragusa, da Sassari ad Ancona, a Lecce, o dovunque sia, ho nominato quasi tutto, a Belluno, il diritto effettivamente a essere trattati in maniera appropriata. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Danilo per questa ottima presentazione e per questi dati molto esaurienti ed esemplificativi di quello che avviene sul territorio nazionale. Passo la parola a Valeria Caso con la raccomandazione, dato che mancano 18 minuti al termine e ci sono altri tre interventi, e poi ci dovrebbero essere giustamente gli interventi dei giornalisti presenti. Sì, alle 15.30 cala il sipario. Quindi prego di sintetizzare al massimo, anche per lasciare lo spazio. Allora, grazie per questa opportunità. Io presenterò molto brevemente due dati fatti insieme, fatto da l'Italian Stroke Organization, da Alice e dalla Società Italiana di Neurologia, che mi ha dato l'opportunità di mostrarvi due grafici. Più che altro facciamo quello che voglio rinforzare, che il professor Todi vi ha detto in maniera molto appassionata, e il mio messaggio è nella stessa direzione. Andiamo subito ai grafici, senza che... Allora, sono stati calcolati a livello regionale il fabbisogno dei letti neurovascolari, e come vedete anche qui l'Italia, che è, come diceva giustamente il professor Toni, c'è un diritto alla salute, c'è un diritto all'eccesso delle cure, e non è giusto che
in alcune regioni questo diritto non venga rispettato e chiaramente, come sempre, sono meno, sono più colpite le regioni più povere, che di per sé, per definizione, per una più bassa estrazione socio-economica, sono anche a più rischio di ictus. E il dato più importante che è venuto fuori, che mancano soprattutto i letti neurovascolari, che è quello che è, diciamo, anche meno interessante di cui parlare. Noi ci piace parlare di trombolisi, di trombectomia, perché è fancy, è sexy, perché giustamente è una cosa che si fa, c'è l'interventista, eccetera, che piace moltissimo, ma la cura del nostro paziente disabile, che è una cura che necessita il controllo se deglutisce o non deglutisce, questa distribuzione regionale non è ben rappresentata. Invece, se andiamo a vedere quello che è la terapia, come dicevo prima, fancy, sexy, la trombectomia, in Italia tutto sommato la presenza dei neurointerventisti, quelli che fanno poi la rivascolarizzazione, non è malmessa l'Italia, perché questi professionisti hanno iniziato 20 anni fa e hanno messo in, diciamo, in opera già una rete che in qualche modo viene utilizzata. Hanno la maggior parte dei neurointerventisti a più di 50 anni, per cui fra 10 anni sicuramente il problema si ripropone anche per interventisti. Però quello che manca in Italia, e questo per un paese che fa parte del G7, del G8, non è accettabile che non ci sia un accesso equo a tutti i pazienti colpiti da ictus. Cioè io che vengo dall'Umbria, che è ben coperta, me ne vado in vacanza in Sicilia, ho un ictus in Sicilia, non vengo trattato come nella mia regione, questo non è accettabile. Per cui noi questa fotografia l'abbiamo voluta condividere, sarà pubblicata da parte della SIN, dell'ISO e di Alice, per migliorare la situazione dell'ictus in Italia. Grazie. Grazie Valeria per questi dati molto importanti. Passiamo adesso subito la parola alla professoressa Simona Giampaoli, che ci dirà perché un manifesto sociale di Osservatorio Ictus Italia. Prego Simona, con la stessa rapidità. Sì. Rapidità. La brevissima finestra terapeutica. Eccoti, perfetto. In realtà voglio sottolineare. Dov'è? Ecco. In realtà voglio sottolineare soltanto aggiungendo un pochino ai dati che sono già stati presentati, perché in effetti l'ictus è un'emergenza sanitaria mondiale. L'aspettativa di vita sta aumentando, aumenta l'invecchiamento della popolazione e quindi è molto più facile che troviamo popolazione che c'hanno lì, che ha l'ictus. Il problema è che di questi famosi 120.000 nuovi casi ogni anno, circa un terzo, anzi un pochino di più, muore. Colpisce sì persone in età molto avanzata, ma ce n'è anche una fetta in età giovane, quindi in età lavorativa, quindi persone che hanno bisogno, hanno necessità di cure, hanno bisogno di un ambiente per potersi riabilitare, ma soprattutto cure che durano per tutta la vita. Ma il messaggio che io voglio dare, forse differente, è che in realtà la metà degli ictus potrebbero essere prevenuti, cioè potrebbero essere eventi che non si vedono, che non ci sono, perché se noi adottiamo stili di vita più sani fin dalla giovane età, soprattutto curiamo i fattori di rischio, possiamo avere eventi meno gravi o possiamo non avere l'evento. Questa è una cosa fondamentale. Metà degli eventi potrebbero non verificarsi. Quindi effettivamente tutto quello che dobbiamo fare, lavorare, è sicuramente dal punto di vista della cura delle persone, dei pazienti, ma dobbiamo lavorare per mantenere sane le persone il più a lungo possibile. La salute è un bene prezioso che va mantenuto. È urgente quindi che ci sia l'adozione di nuove e più efficaci misure. Le avete elencate sul documento, quindi non voglio dedicare troppo tempo, ma è
fondamentale sostenere iniziative volte ad agevolare il ricovero nelle stroke unit, incentivare la prevenzione dei fattori di rischio e delle condizioni a rischio, e non dimentichiamo la fibrillazione atriale, perché la fibrillazione atriale è un qualcosa che non è che è aumentata, è che ce ne rendiamo conto molto di più. Sono episodi che avvengono non sono cronici, per cui spesso noi ci ritroviamo con questi pazienti soltanto se facciamo delle indagini più approfondite e se li teniamo sotto osservazione. Promuovere campagne di informazione. Dicevo prima che è molto importante, la salute è un diritto, ma la salute da parte della popolazione è anche un dovere, cioè noi dobbiamo applicarci e aiutare perché la popolazione comprenda tutte queste cose importanti per quanto riguarda la prevenzione. Non voglio dedicare ulteriore tempo a quello che è stata il manifesto di quelle che sono state le azioni precedenti. Nel 2017 c'è stata una grande già parte per quanto riguarda le azioni sull'ictus, ma la cosa che mi interessa sottolineare è che l'Osservatorio Italiano dell'Ictus ha fatto sue quelle che sono le azioni designate sull'Action Plan dell'Europa 2018-2030, ridurre il numero assoluto degli eventi, trattare il 90% dei pazienti, favorire l'adozione di piani nazionali, ma soprattutto la cosa importante è che tutto questo va nella stessa direzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha lanciato un piano per l'healthy aging sulle azioni, sugli stili di vita e sul trattamento dei pazienti. Grazie Simona per il tuo intervento, bravissima. Adesso è il turno di Francesca Pezzella, che ci parlerà proprio appunto di Call to Action, 10 punti di lavoro per le regioni. Francesca, sono nelle tue mani per la tempistica, per lasciare spazio ai colleghi giornalisti che sono qui presenti. Assolutamente, professore. Vedrà che... E che sono qui per noi. È in ottime mani. No, in realtà lo so. Ringrazio tutti quanti i relatori che hanno presentato prima. Nella documentazione che avete a disposizione c'è il rapporto sull'ictus in Italia 2018, in cui non solo ci sono le tabelle presentate dal professor Toni, ma c'è anche questa che dimostra come in effetti siano non soltanto le stroke unit, ma anche le reti per l'ictus, che sono quel sistema organizzativo, quel modello organizzativo all'interno del quale si muovono i pazienti in livelli assistenziali di diversa intensità, sono assolutamente limitate nel nostro paese. Quindi diciamo a livello regionale richiamiamo, se vogliamo, diciamo così, richiamiamo l'attenzione delle regioni su questi punti. Ovviamente questo richiamo avviene nel framework del lavoro che si sta conducendo in Europa con l'Action Plan e, come diceva prima la professoressa Giampaoli, con il Global Action Plan dell'OMS. I punti ai quali noi vorremmo richiamare le regioni sono 10, li ritrovate in realtà nel nostro manifesto sociale, nel quale abbiamo condensato, se vogliamo, le criticità che le regioni debbono affrontare, quindi quello di poter rendere accessibili le nuove terapie, i nuovi farmaci, quello di poter rendere accessibile le stroke unit, perché non ci siano mai più fabbiane che debbano raccontare che il loro ictus non è stato trattato, non è stato riconosciuto, e in conclusione quello che deve essere anche non soltanto, quindi il percorso all'inizio, come diceva prima Valeria Caso, trombolisi, stroke unit, quello che sembra essere sexy perché è la fase acuta, quella nella quale noi tutti quanti vorremmo essere coinvolti, ma voglio richiamare la vostra attenzione anche sulla riabilitazione, cioè su quello che succede dopo. Quando le luci della ribalta si spengono, la vita continua, si torna a casa. Queste sono persone che hanno bisogno assolutamente di continuare ad essere assistite.
e hanno bisogno di riabilitazione, non hanno bisogno più dei 45 giorni che la Regione Lazio offre, non hanno bisogno più di tutta una serie, diciamo, di limitate risorse che fino adesso le regioni hanno portato con sé. Quindi il manifesto sociale, siamo qui per rispondere alle vostre domande. Grazie. Grazie Francesca, grazie a tutti coloro che sono presenti, grazie a tutti i relatori, ma grazie anche agli amici di Altis, Walter Gatti che è qui accanto a me, Marco Polcari e Marcello Portesi. Do la parola adesso a Walter Gatti per la discussione, per gli interventi dei giornalisti presenti. Allora, grazie professore. Evidentemente, parlo soprattutto per i colleghi. Dentro la cartellina avete soprattutto il manifesto sociale che, come dicevano poco fa i relatori, sintetizza in 10 punti soprattutto una serie di call to action in cui vengono invitate le regioni a fare qualcosa. Credo che questo sia l'elemento fondamentale, cioè i 19 punti della risoluzione sono stati presi, sono stati tra virgolette distillati tirando fuori 10 punti di lavoro all'interno del quale le istituzioni centrali e le istituzioni regionali possono mettersi a lavorare insieme. Se i colleghi hanno delle Mario, Maddalena, se i colleghi hanno delle domande da fare, chiaramente i professori e i rappresentanti dell'osservatorio sono qua. Io mi permetto però di fare io una domandina alla professoressa Caso e un pochettino a tutti e tre relatori, forse anche al professor Toni. Spesso e volentieri si parla della differenza, o meglio, della copertura a macchia di leopardo per quanto riguarda il diritto alla salute e la presa in carico all'interno del nostro paese, però voi avete anche indicato un'altra cosa: non c'è soltanto una differenza nord-sud, c'è una differenza, virgolette, metropoli, aree rurali, o comunque una differenza tra luoghi all'interno dei quali, territori all'interno dei quali un centro hub è immediatamente raggiungibile e luoghi in cui, non importa se sia nord e sud, la sottolineatura che è stata fatta prima sul Friuli può essere una cosa interessante, insomma la differenza non è soltanto tra la geografia del nord e del sud, ma tra i grandi centri e le aree che non sono servite allo stesso modo, corretto? Questo è un ottimo punto, perché quello che, quando abbiamo fatto l'Action Plan europeo, abbiamo detto chiaramente, che ogni piano d'azione deve essere adattato a un modello nazionale. L'Italia non è un paese di metropoli, è un paese di borghi, di piccole città sulle colline, sono dispersi, piccoli comuni che sono stati abbandonati, e tutto questo in qualche modo nel disegno regionale non è stato ancora preso in considerazione, cioè che l'Italia va, cioè tutto il nostro disegno, come facciamo la cura dell'ictus, va adattato al nostro modello. Cioè noi siamo un paese che sta invecchiando, abbiamo questi piccoli paesi e questi sono lontani dai grandi ospedali. E dobbiamo fare una scelta anche difficile, perché lasciare un piccolo ospedale dove non c'è un centro specialistico, fare una telemedicina, migliorare i trasporti, cioè lì va proprio fatto, ci vuole un tavolo di discussione, di dire come possiamo adattare un modello alla realtà italiana, per come ci vediamo nei prossimi 20 anni. Aggiungo tre secondi di commento. Un tentativo per ovviare a queste diseguaglianze è la telemedicina. Quindi in particolare in regioni, l'Umbria ad esempio, ma anche il Lazio, in cui ci sono condizioni orografiche, geografiche, stradali, tali da non consentire a pazienti che abitano lontano da un centro dove si possono offrire queste terapie e quindi devono andare all'ospedale più vicino, e la connessione in telemedicina fra questo ospedale locale e il centro di riferimento può consentire, lo facciamo ormai quotidianamente, di avere un trasporto virtuale dello specialista in quel pronto soccorso e quindi di fare almeno la trombolisi in telemedicina per poi far centralizzare il paziente per eventuali altri interventi. Se ci sono domande dai colleghi, altrimenti io non è che me ne sono preparate, ma un'altra ce l'ho, quindi è andata via l'onorevole Boldi, però sappiamo che è iniziato un percorso comune insieme all'intergruppo per le malattie cardiocerebrovascolari. Esattamente in cosa consiste questa collaborazione e quali possono essere i prossimi passi? Allora, rispondo un momentino io, perché ne avevamo parlato con l'onorevole all'inizio. Aveva proposto due diverse possibilità, forse tutte e due fattibili. Una, di portare la risoluzione in commissione
l'altra di cercare, e questo è un percorso più arduo e complesso, di portare la risoluzione come mozione per l'Aula, trasferendo il tutto in un testo che sia compatibile con le logiche della politica, riprendendo le argomentazioni del manifesto. Perfetto. Se ci sono altri punti su questo, credo che il tempo sia scaduto. Il tempo ci è scaduto. All'interno del quartino sul manifesto sociale trovate un'ultima segnalazione che non abbiamo dato fino adesso, cioè la nascita della piattaforma conoscitiva, che è una piattaforma che l'Osservatorio insieme a Federaipa, per cui un'associazione di cittadini e di pazienti, hanno avviato. La piattaforma è una sorta di repository digitale di tutto ciò che viene proposto a livello di istituzioni centrali e istituzioni regionali sull'ambito dell'ictus cerebrale. La piattaforma avrà un suo canale all'interno del sito web dell'osservatorio, quindi nei prossimi mesi, credo a partire da gennaio, lì dentro cominceranno a entrare non soltanto documenti legislativi, ma anche ambiti di commento da parte dei pazienti e le società scientifiche e quant'altro. Credo che siamo riusciti a rimanere nei tempi, professor Carolei. Sì, siamo riusciti a rimanere nei tempi. Vi ringrazio per essere stati presenti dall'inizio alla fine di questa nostra conferenza stampa. È una conferenza stampa alla quale affidiamo il messaggio che è stato frutto della nostra elaborazione. Il manifesto sociale deve essere appunto il nostro stendardo, quello che cerchiamo di portare avanti, ma accanto a questo ci saranno diverse azioni collaterali di non minore importanza che dovranno aiutarci a portare avanti l'argomento vincente sull'ictus cerebrale, tenendo presente che prima si interviene meglio è, e che più si aumentano i punti di intervento o meglio li si collegano gli uni agli altri e ancora meglio è. Grazie a tutti. Grazie a tutti i relatori, a tutti coloro che ci hanno aiutato, a voi di Altis, che ho già nominato prima. Grazie.